a tutti, eccoci ancora insieme. Allora, oggi abbiamo una classica punto, un 188 a 4000, una punto del 2002. Praticamente questa punto è una cliente nuova. In che senso? Praticamente è la figlia di una signora che gli faccio già la macchina. E sembrerebbe che questa ragazza abitava in un'altra città, è venuta qui a trovare la mamma e hanno comprato sta macchina. Praticamente, come hanno comprato sta macchina, così si sono messi in viaggio e sono arrivati a Bologna. Ma soltanto che non ci sono arrivati non sono arrivati a Bologna, nel senso che si sono fermati un po' prima, perché la macchina si è fermata. Dice che a un certo punto sono usciti dall'autostrada, adesso non ho ben capito, erano fermi al semaforo, si è spenta e non è più partita. E questo è successo domenica, oggi è mercoledì, c'è stata la festività del 2 giugno, quindi eravamo chiusi e giustamente la mamma mi ha chiamato e mi ha detto: mia figlia è rimasta a piedi con la macchina. Benissimo. E lei mi ha raccontato: guarda, ho visto delle macchie per terra. Lei ha detto: olio, ho visto dell'olio sotto, però poi la macchina si è spenta, non è andata più in moto, sai, sono tutte cose vaghe, quindi alla fine non ho ben capito, ma praticamente l'unica cosa che ho capito è che sono rimasta a piedi e la macchina non partiva più. A sto punto hanno chiamato il carattrezzi e l'hanno fatta portare via. Stamattina è arrivato il carattrezzi. Il ragazzo mi fa, gli ho detto: guarda, scaricala, mettila direttamente dentro in officina sta macchina, perché non va in moto. E lui mi fa: no, guarda che va in moto. Infatti l'ho messa in moto sul carattrezzi. Ho detto: come l'hai messa in moto sul carattrezzi? Ho detto: ok. Ho detto: boh. E lui fa: c'è soltanto la spia del motore accesa. Benissimo, scarica la macchina, la mettiamo su dentro in officina, facciamo una diagnosi. E come errore, scusate, ma vado a leggere gli errori che mi sono fatto la fotografia, ma non ho cancellato gli errori per ovvi motivi. E come errori mi dà, allora, il P0170, che è dosatura miscela. L'altro è un P1325 ed è circuito sensore detonazione. Allora, il sensore detonazione è quello che sta sul monoblocco, praticamente è un cosino così, un sensore di baglite che è a contatto sul collettore, no scusate, sul monoblocco sotto al collettore. Comunque, ho letto questi errori, ma la prima cosa che mi è andato subito all'occhio, sono andato a vedere queste tracce di cos'erano, ma non erano tracce di olio, sembrava qualcosa che avesse schizzato, ma per terra non c'era niente, la macchina è abbastanza pulita, mi aspettavo un lago d'olio. Ha detto: perde olio? Invece niente. Cosa faccio? Alzo l'asta dell'olio e l'olio è a livello. Vado per svitare il tappo del radiatore dell'acqua e sento fare e vedo l'acqua che corre verso il tappo, quindi che me lo voleva buttare fuori, ma la macchina era ferma, l'avevo spenta, il motore è freddo, però tutta sta pressione dentro. Ho detto: qui c'è qualcosa di strano. E mentre veniva su ho richiuso subito il tappo, ma nel frattempo è venuto fuori una puzza che è indescrivibile. È proprio odore di motori all'interno. C'è chi è che ha aperto un motore saprà di cosa sto parlando. È una puzza un po' strana, mischiata tipo i vapori dell'olio con l'acqua di scarico, tutto quei vapori, quella puzza strana. Vabbè, allora, morale della favola, ho detto: qui mi viene il dubbio che sta macchina ha bruciato la guarnizione della testata. Però prima di dire sì a lei devo fare delle prove. Quindi cosa ho fatto? Sono andato ad aprire lo spurgo sul tubo. Allora, qui abbiamo, scusate, ma voglio prendere una luce per farvi vedere, perché non tutti lo sanno,
Allora, infatti anche qua c'è una cosa da dire perché me l'hanno chiesta. Qui abbiamo il tubo che sono normalmente sono quelli dietro il motore per quanto riguarda l'appunto e c'hanno su sti tappini qua che qua si fa lo spurgo, cioè quindi quando magari l'impianto è vuoto aprendo questo qua e riempendo lì l'acqua praticamente scende e va di qua. Quando l'acqua esce qua vuol dire che l'impianto è pieno, infatti mo se vedete ci sono tracce di acqua perché io la prova l'ho già fatta. Praticamente la prova che ho fatto è che quando io ho aperto il tappo del radiatore l'acqua saliva, quindi me lo volevo buttare fuori. Cosa ho fatto? Ho aperto quel tappino lì e sentivo giustamente faceva c'era l'aria dentro, era evidente. Cosa ho fatto? L'ho aperta del tutto, poi dopo sono riuscito ad aprire anche sto tappo qua, il tappo sul radiatore. Praticamente non c'era acqua dentro, oppure ce n'era poca. Allora cosa ho fatto? Ho riempito l'impianto, quindi ho riempito qui, l'ho fatto uscire di là, mi sono assicurato che l'acqua c'era, perché in teoria sta macchina ha camminato con poca acqua, ho messo in moto e lì nel tappo dove c'è il radiatore vedevo l'acqua che facevano delle bollicine, anche quello potrebbe essere un segnale di guarnizione della testata bruciata. Però io non mi sono fermato neanche davanti a quella prova lì. Io sono, cioè, voglio andare a fondo a questa cosa qui. Quindi a questo punto qui io vorrei fare un'altra prova e quindi oltre a questa prova qua ne ho da fare un'altra e la vorrei fare insieme a voi. Allora, esistono dei strumenti, adesso non mi viene in mente come si chiama quell'attrezzo. Ma l'ho visto soltanto, ma io non l'ho mai avuto e neanche mai provato. Ce l'aveva un mio collega di lavoro, ex collega. Praticamente è un attrezzo, uno strumento più che altro, che a macchina in moto si va a posizionare qui sulla vaschetta, quindi sul tappo, svitando il tappo, si mette posizionato sopra questo attrezzo e dietro ha tipo una pompetta che schiacciando, credo, poi dopo praticamente tutti i vapori che escono fuori dal radiatore mentre la macchina è in moto entrano in questo attrezzo e in teoria ci sono dei granellini all'interno. Sinceramente non me lo ricordo più bene bene come ho fatto, ma vabbè, non lo so neanche se funziona realmente. Praticamente quell'attrezzo lì serve per vedere se la guarnizione attestata è bruciata. Io quello strumento lì non ce l'ho, ma ho un altro strumento molto artigianale e fai da te, che me lo porto dietro da anni. E adesso ve lo faccio vedere e poi dopo smontiamo la macchina per andare a fare la prova. L'attrezzo in questione è questo. Qui abbiamo un tubo, da una estremità abbiamo un rubinetto, quindi un rubinetto a tutti gli effetti. Qua davanti qui abbiamo quei classici attacchi che troviamo sotto le pistole per svitare oppure sotto le pistole dell'aria, ok? Dall'altra parte abbiamo una candela, ma prima di passare a quello vi voglio spiegare come funziona quell'attrezzo lì e cosa fa quell'attrezzo lì. Praticamente bisogna andare a smontare il filtro dell'aria, in questo caso, per andare a smontare le candele e andare a avvitare la parte lì di quell'attrezzo, di quel tubo dove c'è la candela, che lì c'è una candela rotta, ma è stata rotta apposta con un foro all'interno. Praticamente quella parte qua, questa, va avvitata al posto delle candele. Ma prima di fare questa operazione qui bisogna portare il motore a punto morto superiore. Quindi molti di voi lo sanno cosa significa punto morto superiore. Molti di voi non lo sanno. Praticamente il punto morto superiore è quanto il pistone è tutto su. Sapete, no? Il motore gira, il pistone va su in alto, arrivato a un certo punto il pistone che è arrivato tutto su, poi dopo torna giù.
ma prima di tornare giù fa un attimo di pausa, un intervallo, non so come dire, praticamente quando praticamente la mannaia del... mi sembra che si chiama mannaia, molti di voi come me la chiamiamo mannaia, praticamente l'albero motore, il gomito dove è attaccata la biella, quando torna tutto su, il pistone praticamente non fa nessuno e giù, rimane lì in stand by un attimo e poi dopo riprende la corsa. Ecco, bisogna trovare il punto morto superiore, che sarebbe quando il pistone è tutto su, che non va né giù e né su, quindi bisogna trovare quel punto esatto. E dopo aver posizionato il pistone in quella posizione, a quel punto lì entra in azione il vero e proprio attrezzo. Quindi dalla parte di là l'abbiamo messa a posto della candela, di qua gli collegheremo il tubo di aria compressa del compressore, quindi praticamente gli spareremo dentro l'aria, quindi dentro io intendo sul pistone. E cosa vuol dire? Che se la guarnizione della testata non è bruciata, quindi non è rotta, l'aria rimane lì sul pistone, eventualmente potrebbe fuoriuscire un po' dalle valvole, quindi andare nel collettore. Ma ritornando indietro, quando io gli sparo l'aria dentro, se appunto la guarnizione è bruciata, cosa succede? Che l'aria riesce a passare e va a finire nei condotti dell'acqua. Quindi cosa succede? Che l'acqua che io ho appena messo fuori, l'aria entra nei condotti e spinge fuori l'acqua. Quindi questa prova qui, poi dopo vedrete, noi terremo il tappo del riempimento aperto, quindi l'acqua fino all'orlo, e se la guarnizione è bruciata fuoriesce l'acqua dal serbatoio, quindi dal tappo esce fuori da lì. Se invece la guarnizione non è bruciata, allora vuol dire che l'acqua non esce, è evidente. Comunque vi ho anticipato quello che adesso andremo a fare, ma proprio realmente lo vedremo tra un attimo. Allora, per il filtro dell'aria abbiamo una vite qua con la chiave da 10, basta una 10 AT, un'altra ce l'abbiamo di qua, poi qui ci passa il filo dell'acceleratore dentro, basta metterlo da una parte, qui c'è una molla, praticamente dopo aver staccato queste tre cosine qua, bisogna sollevare la cassa filtro. Molte volte, quasi sempre, praticamente questo tubo qua è inserito qua dentro qua, ma puntualmente ogni volta che si stacca via la cassa filtro, questo qua è quello che si stacca per primo. Molte volte non viene mai inserito dentro, però praticamente questo tubo qua va qua dentro qua. A sto punto qui andiamo a togliere i cavi delle candele e poi sopra, solo dopo, le candele. Quindi io adesso prendo la chiave per togliere via le pipettine. La chiave delle pipettine io utilizzo questa qui, molti di voi la conoscono, molti di voi no. Praticamente è molto comoda, si scende giù fin dentro dove ci sono appunto i cavi delle candele che vanno sulle candele. Ecco qua, praticamente viene messa la chiave, questa pinza, in questa posizione qui per sfilar via la pipettina. E lo stesso faremo con tutte le altre. Vabbè, sto tubo qui è un po' in mezzo, quindi io, a me che piace lavorare comodo, questo tubo qui lo mettiamo da un lato, perché ahimè il filo è proprio lì, è qua dentro qui. Eccolo qua. E anche questo, vabbè, andremo a toglierlo, e sono due. Il terzo è qua, sono tre, e il quarto, eccolo qua, l'è andato anche questo. Andremo a togliere anche le candele. E mamma mia, che candela, ragazzi, dopo ve le faccio vedere.
allora, delle candele orrende. E mamma mia, hanno un botto di chilometri, si vede già. Pensate, mo, questo qui che ha venduto questa macchina, che affare che ha fatto? Mamma mia. Vabbè, c'è gente che è fortunata a vendere le macchine. Madonna, che roba. Le candele le abbiamo tolte. Ecco qua, prepariamo tutto e proseguiamo per quanto riguarda il resto del video, quindi utilizzare quel mio famoso attrezzo. Allora, dopo aver preso via tutte e quattro le candele, adesso vi faccio vedere come sono uscite le candele. Giusto per curiosità. Allora, potete notare cosa c'è rimasto di questa candela. Praticamente non c'è un bel niente. Aspettate che voglio provare a mettere uno sfondo chiaro così vedete meglio. Allora, guardate un po' che candele aveva sta macchina. Cioè, queste candele qui hanno un botto di chilometri. Ovviamente tutte e quattro sono messe così. Sinceramente io pensavo di trovare un po', diciamo, un colore un po' strano che magari mi conduceva al fatto che potrebbe essere la guarnizione della testata bruciata. Ecco, perché se l'acqua va nei cilindri, le candele sono un po', escono bagnate, ecco. Però queste qua sono asciutte, ma non vuol dire niente, però già dal colore si potrebbe capire. Però non è detto, perché sembrerebbe che sta macchina è stata comprata così, e quindi può darsi che le candele l'hanno cambiate appunto per, giusto per venderla, ecco, e gli hanno messo quattro candele. Guardate come sono brutte queste qui, hanno fatto proprio la storia queste candele qua. Vabbè, comunque, dopo aver tirato via le candele, io adesso cosa faccio? Mi sono già preparato qui una chiave e una 13 a bussola con delle prolunghe, perché io adesso vado a girare il motore, praticamente devo andare in cerca del punto morto superiore. Praticamente lì, nel primo cilindro, diciamo dal lato della distribuzione, deve andare tutto su in alto. E ovviamente da questa parte qui sono avvantaggiato, perché io troverò i punti di fase sulla finestrella del cambio, ecco. E proprio qua sulla finestrella del cambio c'è da dire un bel po', in che senso? Che nonostante io abbia fatto una distribuzione nei video passati, quando ho trovato il punto morto superiore con la candela, ma anche sulla finestrella del cambio, ci sono stati alcuni che, nonostante ciò, io l'ho fatta vedere, non hanno capito, oppure non trovano la finestrella, oppure non sanno qual è lo zero, oppure tante cose. Quindi oggi cogliamo l'occasione per vedere, per rivedere insieme questo punto morto superiore, queste tacche, questo zero, ecco, lo rivediamo. Però stavolta non mi faccio fregare, perché me lo sono contrassegnato con un pennarello giallo, bello, un bel giallo acceso, così che non si può evitare di non vederlo, ecco. Vabbè, allora cosa facciamo? La chiave ce l'ho qua. Ci prepariamo un cacciavite lungo, perché io lo infilerò al posto della candela per vedere quando il pistone è tutto su. Quindi io provo a posizionarvi qua sul parafango della macchina. Vediamo un po' se vi devo cambiare angolazione, ma sa di sì, mi sa di sì. Quindi cosa faccio? Vi abbasso un po', ecco qua. Vediamo se si vede. Magari io adesso cosa faccio? Metto il cacciavite qui nel cilindro e fate vedere. Sì, si vede. Allora, dalla GoPro si vede il cacciavite. Quindi adesso con la chiave vado a innestarla qui sul buloncino centrale dell'albero motore.
Ecco qua, e mi preparo a ruotare l'albero motore. Ma nel frattempo comunque io terrò qui il cacciavite perché non vorrei che si va a incastrare. E dopo pieghiamo il cacciavite e facciamo uno schifo, ecco. Quindi io vado avanti. Vedete come sale il cacciavite? Guardate. Allora, però mi sa che devo spostare un po' la GoPro, se no voi non vedete. Proviamo un po' a alzarla, così. Ecco qua. E continuiamo a ruotare. Ecco qua, allora. Io ho sentito che il cacciavite praticamente, anzi il pistone, è arrivato a un certo punto che è arrivato su. E me ne accorgo sia dalle mani, quindi dalla chiave che sto girando, ma anche qui dal cacciavite perché ho visto che si è fermato. Quindi io per verificare cosa faccio, torno indietro e vado quando il cacciavite scende giù. Guardate il cacciavite, io torno indietro. Ecco, guardate che è andato giù. Quindi ritorno su. Ecco qua. Allora, secondo me in questa zona qua c'è il punto morto superiore. Quindi per andare a verificare se è così, andiamo a vedere sulla finestrella. Quindi, attenzione che, però io cosa faccio? Con una chiave a pipa la vado a mettere lì sull'albero motore, perché se non è proprio preciso, preciso, me lo vado un po' a aggiustare. Allora, vi vado a posizionare qui. Io con la chiave vado a girare l'albero motore perché più o meno ci siamo. Se voi vedete, lì vi ho fatto un segno, quindi vuol dire che io devo andare un po' avanti, guardate. Ecco, allora adesso come siamo a punto morto superiore, quindi abbiamo sia l'attacco all'interno, quella freccia, ma sul cambio abbiamo lo zero che io ho contrassegnato con il pennarello giallo. In questo momento siamo a punto morto superiore, vuol dire che il pistone è tutto su. Ovviamente il pistone è tutto su, ma è su sia il primo che il quarto. Mentre gli altri due centrali sono tutti e due, diciamo, in basso. Quindi io cosa ho fatto? Mi sono già preparato, ho riempito qui il radiatore, diciamo, dell'acqua del motore, vedete che è qui all'orlo. Adesso è arrivato il momento di utilizzare questo attrezzo molto artigianale. Praticamente questo attrezzo molto artigianale, vuol dire che l'ho costruito io. Qui davanti ci ho messo un rubinetto e acqua davanti qui l'attacco, il classico attacco che troviamo sotto le pistole, quindi per avvitare, per svitare o quelle per soffiare, eccetera, eccetera. Da quest'altra parte ho messo su, è un classico tubo normale, graffettato. Ma giusto per, ma ci poteva stare anche una fascetta, ecco. Dall'altra parte, cosa ho fatto? Ho preso una candela, l'ho svuotata all'interno, quindi vedete che è tutta vuota, e poi dopo l'ho legata qui in punta. Qui l'ho legata con questo ferro qui, all'inizio ci avevo messo una fascetta come questa qua, però in alcuni buchi delle testate questa fascetta qui non passavano perché è un po' sporgente, quindi io ho dovuto fare un giro di questo ferro qui, ferro duro, in modo da stare più sottile, da entrare nei buchi delle testate. Allora andiamo ad avvitare quella candela che vi ho fatto appena vedere, che io l'ho svuotata all'interno. E la avvito fin dove? Ecco qua. Fino ad arrivare a battuta, giustamente deve far tenuta. Da quest'altra parte io ci vado a collegare il tubo dell'aria, quindi quello del compressore. Qui
il rubinetto lo tengo chiuso, altrimenti aperto sarebbe così, quindi adesso è chiuso. Vado a innestare il tubo dell'aria compressa, ecco qua, e pian pianino vado a aprire il rubinetto per far passare l'aria, che l'aria, giustamente attraversando il tubo, arriva sul pistone. Ok, quindi se qui non c'è niente di bruciato, quindi è tutto a posto, l'acqua nel radiatore sta lì ferma. Se invece l'acqua esce fuori, vuol dire che qui abbiamo il problema. Quindi siete pronti? Anzi, cosa che faccio? Vi posiziono qui, così vediamo insieme. Adesso io vado a aprire leggermente il rubinetto. Ah. Oppala! Beccato! Ragazzi, il primo cilindro è andato. Allora, cosa succede? Questo perché ci sono molti di voi che hanno capito cosa sta succedendo, molti di voi non hanno capito. Quindi io provo a spiegarvelo. Praticamente noi adesso stiamo spingendo l'aria sul pistone. Allora, innanzitutto bisogna che il pistone sia punto morto superiore, vuol dire che sta su, cioè vuol dire che lui è salito e prima di fare la discesa si è fermato. Noi dobbiamo trovare quel punto lì, e come dicevo prima, da questa parte qui sono avvantaggiato perché io ho i segni dall'altra parte che mi indica il punto morto superiore. Cosa succede? Quando io vado a aprire il rubinetto e gli sparo dentro l'aria, in questo caso che mi ha buttato fuori l'acqua, cosa vuol dire? Vuol dire che la guarnizione della testata è bruciata, quindi lascia passare l'aria. Ok? Quindi lascia passare l'aria, cosa succede? Che va a spingere, cioè l'aria passa attraverso la guarnizione e va nei condotti, nei passaggi dell'acqua, sarebbe i fori che stanno sul monoblocco, che sono molto vicini al cilindro, ok, vicino al pistone. Ecco, praticamente la guarnizione riesce a far passare. La guarnizione è fatta, diciamo che è fatto tipo di una carta, ma è un po' particolare, c'è una lamiera all'interno, quindi anche perché deve tenere delle certe temperature, quindi esattamente cosa contiene la guarnizione all'interno non lo so, però è fatta di tipo cartone duro, dentro ci sono delle lamelline, delle cose. Ecco, praticamente intorno al cilindro, proprio dove c'è il cilindro, su in alto, c'è un'anella di lamierino, adesso non so esattamente cos'è, ma è tutta roba che tiene il calore, perché non so quanto arriva di calore, però deve mantenere. Praticamente questo anello qua, dove c'è la guarnizione, lì proprio in quel punto lì tende sempre a bruciarsi. Infatti è proprio quello che è accaduto a questa macchina. Praticamente l'aria riesce a passare e il primo sbocco che trova è proprio dove ci sono i passaggi dell'acqua, ripeto, che stanno proprio intorno ai cilindri, quindi intorno ai cilindri. Poi dopo, se faremo il lavoro a questa macchina, vi farò vedere dove sono i passaggi. E dove sono i passaggi dell'acqua? Lì intorno ci sono anche i passaggi dell'olio, giustamente che sia, perché dal basso l'olio sale su praticamente, o viceversa, cioè comunque c'è un passaggio dell'olio e sono tutti lì attaccati. E quindi in questo caso, quando poi la guarnizione proprio peggiora, proprio che si brucia, può succedere che l'acqua va a finire dentro l'olio, a parte nel cilindro, e quindi la macchina può andare a tre cilindri perché si bagna una candela, ma in alcuni, poi giustamente, beh, poi dopo la riesce a sperlarla fuori, la butta fuori, però in quel caso lì, quando la candela poi si bagna, va a tre cilindri. Però ripeto, poi quando la guarnizione proprio si brucia proprio, che prende proprio una brutta piega, l'acqua riesce ad andare anche nell'olio, perché i condotti sono tutti lì vicino. Comunque, con questa prova che abbiamo fatto, abbiamo già verificato che la guarnizione della testata è bruciata. Ripeto, se avrò modo di fare il lavoro, ovviamente al lavoro, quando andremo a smontare, vi faccio vedere la bruciatura dov'è. Per cui, giustamente, io adesso dovrò avvisare il cliente e dire quello che è successo.
E sinceramente io non so se vorranno riparare questa macchina perché, come dicevo prima, l'hanno appena acquistata, c'è il tempo di fare il viaggio, quindi si presume che questa macchina qui l'hanno venduta perché la guarnizione era bruciata. Vabbè, sono cose che capitano. Queste per chi va a comprare le macchine senza il meccanico oppure senza provare bene la macchina. Quindi anche qui ci sarebbe da fare un video su, anche se vi sono sincero, me l'hanno chiesto già in due o in tre di fare un video di eventualmente qualcuno vuole andare a comprare la macchina, cosa deve guardare prima di comprarla. Allora, prima di comprare la macchina, ragazzi, bisognerebbe che la macchina sia sul ponte per vedere nei punti sotto se non sono stati fatti degli interventi, perché si vede. Dove sono stati fatti interventi si vede. Uno, due, provare la macchina in strada, quindi se funziona bene il cambio, se non fa rumore, tipo i cuscinetti delle ruote o cuscinetti nel cambio. C'era chi una volta metteva in moto anche, non so, tirando via l'asta dell'olio e quindi vedere se usciva fumo. Ma più che altro, ragazzi, portare la macchina a temperatura e vedere come si comporta il motore. Nel senso, se la temperatura ci va a 90 e il tempo di esercizio della temperatura dell'acqua deve essere a 90 gradi, anche se molte concessionarie, non so, per convenienza, dicono che non è a 90 ma è al di sotto dei 90. Vabbè, lì c'è tutto un discorso dietro. Quindi vedere se la temperatura va a 90, se funziona tutto, quindi se funziona il riscaldamento, se funziona la ventola del motore, queste sono tutte le cose che magari anche voi potreste vedere. Per assurdo, ma proprio una cosa assurda, no? Ci sono alcune macchine, quando si rompono i radiatori all'interno della vettura, cosa fanno? L'acqua, i tubi del motore. Allora vi faccio vedere. Qui ci sono due tubi. Scusate ma sta GoPro mi va in stand-by e non vedo cosa sto riprendendo. Dai, accenditi. Niente, non si vuole accendere. Ecco qua, si è accesa. Allora, qui sotto qui, scusate, ci sono questo tubo e quest'altro tubo qua. Ecco, questi due qua, praticamente quei due tubi, scusate, sono i tubi del riscaldamento. Cosa vuol dire? Che quando il motore si riscalda, l'acqua che passa attraverso quei tubi va all'interno del radiatore e ci fa l'aria calda all'interno. Quando si rompono i radiatori all'interno, e quindi cosa succede? Gocciola e entra tutta l'acqua dentro la vettura. Adesso mo qui da una cosa stiamo passando un'altra, vabbè. Lo sapete, ragazzi, che vi dico sempre le perle di saggezza, le cose che dovete sapere. Allora, molti di voi lo sanno, ma molti di voi non lo sanno. Cosa succede? Che quando perdi il radiatore all'interno bisogna alzare il cruscotto. La maggior parte delle macchine bisogna smontare il cruscotto per andare a cambiare quel radiatore. Molte persone cosa fanno? Per non stare a smontare il cruscotto, quei due tubi che sono lì, che vanno dentro, li staccano e li mettono insieme. Praticamente lì l'acqua circola lì e non va più dentro. Quindi cosa succede? L'acqua dentro non cade più, giustamente, mi ha staccato i tubi, però non funziona più il riscaldamento. Est'inverno, come facciamo? Arriva il freddo e dentro non c'è riscaldamento. Quindi voi vi comprate una macchina usata, andate ad accendere il riscaldamento, magari la comprate d'estate, contentissimi. Poi dopo arriva il periodo invernale, accendete il riscaldamento e non funziona. E come mai? Andate dal meccanico, ah, ma qui hanno fatto il bypass ai tubi perché c'è il radiatore dentro che perde, quindi bisogna smontare il cruscotto. E voi vi fate tutto il calendario, no? Tutti i santi. Vabbè, ragazzi, allora, con questa piccola prova e con questo piccolo tutorial, perché siamo abituati a fare dei video da un'ora, no? Allora, come dico sempre io, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Abbiamo visto delle cose carine anche oggi, quindi io spero che non vi siete annoiati, spero che mettete un bel like a questo video, attivate la campanellina e chi non si è iscritto, iscriviti. E a chi aspetti? Ragazzi, fate quello che volete, noi ci vedremo al prossimo video. Un bacione e un abbraccio a tutti, ciao!